C'è un aspetto sicuramente molto importante del processo normativo sulle professioni educative che negli ultimi anni si è andato definendo, si riguarda le qualifiche regionali delle professioni educative. Il punto è questo. Premessa, la formazione regionale in materia di competenza delle regioni, nel riparto di competenze costituzionali, mentre le professioni sono competenza dello Stato. Pertanto, fino al 31 dicembre 2017, dato che non esisteva una definizione professionale delle professioni educative, le regioni stabilivano legittimamente le qualifiche professionali in ambito educativo. Ora, il 31 maggio del 2017 è entrato in vigore il DLGS 65 del 2017. Io di questo DLGS ho parlato in molti altri video. Il DLGS 65 stabilisce che per operare nei nidi ci vuole la laurea in scienze dell'educazione con indirizzo oppure in scienze della formazione primaria con specializzazione. In aggiunta, il 1 gennaio del 2018 entra in vigore per quanto previsto dai commi da 594 a 602 dell'articolo 1 della 205 del 2017. Ora, per effetto di queste norme, per svolgere la professione di educatore nei servizi sociali e sociosanitari ci vuole la laurea. Ora, mi pare in chiaro che con l'entrata in vigore della 205 il sistema delle professioni sociali sia stato ridisegnato. C'è l'assistenza materiale che compete all'OSS, che ha una normativa di riferimento che è stata concordata in conferenza Stato-Regioni. C'è l'assistenza alla comunicazione, penso all'IS, al Braille, alle modalità di comunicazione visuale, per esempio per i ragazzi con autismo, che è una competenza a sé, che deve essere normata, ve l'ho già proposto in un altro video, dalla conferenza unificata entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di quello che era l'atto governo 86 che ha modificato il DLGS 66 del 2017. E poi c'è l'educatore. L'educatore che ha molteplici ambiti di attività che vanno dalla scuola, al nido, alle problematiche educative delle persone anziane, ai bisogni educativi delle persone che hanno disabilità, alle persone che vivono problematiche di tipo psichiatrico, insomma, tutti questi sempre educatori professionali sono. Ora, questo ridisegno delle qualifiche rende la stragrande maggioranza delle qualifiche professionali regionali che sono fuori legge. Facciamo un esempio per tutti. L'operatore per l'infanzia. Molte regioni formano OPI. Ora, salvo il caso di coloro che hanno assunto la qualifica entro il maggio del 2017, l'OPI non può lavorare da nessuna parte. Non può lavorare nel sistema 03 per chi lo vieta il DLG 65, non può lavorare nei nidi per capirci, non può fare l'educatore in una struttura per minori perché la funzione di educatore è sottoposta a riserva professionale, legge 205-2017 che ho citato prima, non può insegnare ovviamente nella scuola materna perché l'insegnamento della materna e anche nella primaria, come sapete, è riservato ai laureati LM85 bis, coloro che sono laureati in scienze della formazione primaria. Ma mi spiegate a voi a cosa serve la qualifica di educatore per l'infanzia? La qualifica di educatore per l'infanzia, operatore per l'infanzia, non serve a nulla. La qualifica professionale, regionale. Sono soldi buttati. Ora, che cosa dovete pensare degli enti di formazione che continuano a sformare persone con qualifica? Peggio ancora, cosa si deve pensare delle regioni che quelle qualifiche le hanno ancora nel catalogo e che quindi avallano questo sistema? Per me è una vergogna. Il punto però è che questo discorso vale per un'enorme varietà di qualifiche, le cui denominazioni sono le più varie, dall'animatore sociale agli assistenti all'autonomia, agli educatori per la disabilità. È arrivato il momento che le regioni prendano atto di questa problematica. È arrivato il momento che le regioni immediatamente tolgano dal mercato queste qualifiche che non possono dare sbocchi professionali perché la normativa nazionale lo vieta esplicitamente. Ciao e grazie.